Siamo qua, oh. Quarta parte, giusto? Quarta Quarta. parte. Si è fatto tardi. Il bello è che la rete qua non c'ha orari, per cui potrebbe essere presto, tardi, quello dipende da voi. Dicevo una poesia di Mario Benedetti. Mario Benedetti, poeta uruguaiano di origine italiana, come milioni di sudamericani, è bellissima. Questa poesia vi leggo una traduzione che ho trovato in internet. Si chiama La gente che mi piace. Gente che mi piace, interessante, molto bella. La leggerò non come un attore laureato, ma la gente che mi piace. Mi piace la gente che vibra, che non devi continuamente sollecitare e alla quale non c'è bisogno di dire cosa fare, perché sa quello che bisogna fare e lo fa in meno tempo di quanto sperato. Mi piace la gente che sa misurare le conseguenze delle proprie azioni, la gente che non lascia le soluzioni al caso. Mi piace la gente giusta e rigorosa, sia con gli altri che con se stessa, purché non perda di vista che siamo umani e che possiamo sbagliare. Mi piace la gente che pensa che il lavoro in equipe, fra amici, è più produttivo dei caotici sforzi individuali. Mi piace la gente che conosce l'importanza dell'allegria. Mi piace la gente sincera e franca, capace di opporsi con argomenti sereni e ragionevoli. Mi piace la gente di buon senso, quella che non manda giù tutto, quella che non si vergogna di riconoscere che non sa qualcosa o sia sbagliata. Mi piace la gente che, nell'accettare i suoi errori, si sforza genuinamente di non ripeterli. Mi piace la gente capace di criticarmi, costruttivamente e a viso aperto. Quelli io li chiamo i miei amici. Mi piace la gente fedele e caparbia, che non si scoraggia quando si tratta di perseguire traguardi e idee. Mi piace la gente che lavora per dei risultati. Con gente come questa mi impegno a qualsiasi impresa, giacché per il solo fatto di averla al mio fianco mi considero ben ricompensato. Bellissimo. Bella, eh? Questo è Mario Benedetti che inizia quasi con una poesia come sembra il buon senso di un nonno e poi finisce con un 1-2 interessante, no? Beh, lui, questo è una, è un, lui era forte. Voglio farti una domanda. Quanta demagogia, quanta ipocrisia c'è nella volontà di giustizia espressa spesso dalla politica e dai personaggi pubblici che popolano il nostro pianeta Terra? Domanda complicatissima. È ovvio che È una verrebbe. domanda stupida? No, penso che sia difficile rispondere perché come rispondo è come se mi ponessi al di fuori del dibattito. Cioè dico, io certo che non sono Per ipocrita. Perché questo che la faccio a te questa domanda. sai, è complesso. Prima parlavamo di contraddizione, ma nel momento in cui tu decidi di fare, devi mediare. Nel momento in cui devi mediare in una realtà difficile, devi arrivare ai compromessi. I compromessi entrano in contraddizione con le idee. Io credo che ci sia ipocrisia laddove si promette, declama, progetta qualcosa in cui non si crede minimamente. Qualcosa che, per cui sai esattamente che non potrei lavorarci. Promettere qualcosa che è chiaramente irrealizzabile, o al contrario, l'ipocrisia di chi compra con un obolo il voto. Io vengo da una terra di voto di scambio, vengo da una terra dove si andava a votare, forse si andrà anche, politici che odiavi perché ti davano proprio per quel voto qualcosa che il diritto ti avrebbe dovuto dare, che loro invece te lo davano come scambio. Andavi a votare un politico che sapevi ti avrebbe fatto aprire la piscina, che era un tuo diritto, ma l'avevi solo se davi il voto a lui. Credo che l'ipocrisia abbia molti volti. Sì, siamo qua. No, Si è scaricata la. si è scaricata questa, la faccio vedere perché qua è una telecamerina di quelle che si usano per fare lo skateboard praticamente, però noi l'abbiamo. Niente, si è scaricata, quindi rimaniamo con questa domanda. Sì, che ritornerà. Tanto ci torniamo, dai. Qua Vabbè. ogni tanto ci vediamo. Anzi, se avete.
domande, se avete osservazioni, scrivete a Viale Mazzini. Come no? Sì, certo. No, beh, fatecelo sapere. Un abbraccio. Braccione. Ciao Ciao, ragazzi. ciao. Ciao, ciao, ciao.